Che cosa vuoi, Dirty Bubble? C'è Dirty Bubble! Dov'è il mio amico DB? Che cosa gli hai fatto? Sei un giudizione malvagio! Indietro! Parla! Che cosa hai fatto al mio amico DB? Sono le iniziali di Dirty Bubble. Sì, SpongeBob, sono proprio io. Sto tentando di eliminare del tutto i miei istinti malvagi. Caspita, un malvagio che si è pentito. Mi assicurerò personalmente che tu sia sempre pulito e libero da qualunque sporcizia. Andiamo, signor Bolla, non perdiamo tempo. Un altro lavoro per te. Ti spiego quello che dovrai fare. È un lavoro molto particolare e anche un po' francese. Oh, parbleu! Oh, the toilette! Oh, no, non è possibile! Devi farlo brillare! A parì, a parì, a parì! Tranquillo, se n'è andato. E non preoccuparti per i bagni, DB. Ci penserò io a pulirli tutti per te. Tu suite, mon ami. Sporco, sporco, delizioso sporco. Si è tuffato nel water, DB. Sta tornando. Fatevi un bagnetto nel gabinetto. Fatevi un bagnetto. Eccomi qua! Aspetti, i vostri vestiti di sporco saranno riempiti! Ti ringrazio per avermi ripulito, SpongeBob! È stato un piacere, DB, ma dovremmo anche ripulirti dalla voglia di sporcizia! Crabby Patty. Bene, DB, sembra che tu sia guarito. Ormai sono settimane che non ti sporchi più. Grazie al tuo aiuto, SpongeBob, io non mi sporcherò mai più. State parlando di sporco? Voi mi volete pulito, ma io non ho resistito, sarò me stesso! Sporco e malvagio! Avete capito? Cosa meravigliosa! Ha ritrovato la sua vera natura! Purtroppo! Dirty Bubble ha cancellato tutti gli sguardi severi degli insegnanti ritenendoli sporchi. Oh, chi sarà il prossimo? Niente libri, niente insegnanti e niente più commenti dei tizi petulanti. Mi sento sotto sopra. Ehi, ma dove è andata a finire la mia bocca? Ma da questo momento dovrai restare pulito. Questo è garantito. Non sono per niente pentito. Sono troppo grosso per tornare pulito. Volete combattere? Una bella notizia, mangerò la sporcizia! Oh no, ti prego, non farlo! Al mio piccolo Gary lascio la casa e la vasca con l'idromassaggio e al mio amico Patrick lascio... Forse potrei... Wow! Ma io sono una spugna, posso assorbire un sacco di liquidi! Ehi, ma che cosa? Fermo! Fermati subito! Devi smetterla di girare! La mia sporcizia non devi rubare! Basta! È ora di finirla con questo! Ce l'ho fatta! Piccolo sono diventato, ma un po' di sporco non se n'è andato! Oh, il piccolo mini DB è veramente carino! Lo abbiamo catturato! Tutte le volte che laverò i piatti ti penserò! Tutte le volte che un incubo avrò, anch'io ti penserò! Grazie mille, cittadino! Mi occuperò io di lui! Perché sono insudiciato, io mi sono trasformato!
No, scherzavo. Mr. Glove, Mr. Glove, io sono il suo più grande fan. Sono stato su tutte le sue giostre a vomitare. Non ho mai saltato un solo weekend. Piacere di conoscerla. Riparazione, riparazione, riparazione. Oh, ci picchia, mi dispiace, è stato un incidente. Riparazione. Zitto, finirò nei guai. Riparazione, riparazione. Zitto, zitto, stupido. Zitto, zitto, zitto. Patrick, che cosa hai fatto all'eroe della nostra infanzia? Non voleva stare zitto. La spinga. Fermi, non muovetevi. State lontani. Ok, Patrick, adesso cerca di calmarti. Fa un respiro profondo e consegnami quella testa. Ti conviene dar retta al tuo amico, figliolo. Solo che non sa quanto sia forte, né quale sia il suo riflesso. Non so neanche sbarbarsi. Nessuno è stato ucciso, ragazzo. Questa qui non è una vera testa. È solo un manichino, un robot telecomandato. Ehi, come osi dargli del manichino? Aspetta, che hai detto? Il vero Hieronymus Glove è stato congelato diversi decenni fa. Oh, Patrick, era solo una testa di robot. Per un attimo ho temuto che fossimo nei guai. Infatti siete nei guai! E finirete nella prigione di Glove World. Oh, ciao, piccolo. Che ci fa un trottolino come te in prigione? Fai la cacca senza patente? Senza patente! Fai la cacca senza patente! Ehi, ciao! Ehi, amico, perché sei finito dentro? Violazione della proprietà privata di Glove. Presunta violazione. E voi perché siete dentro? Io non ho tenuto le braccia e le gambe dentro l'attrazione per tutto il tempo. Io mi sono alzato quando ero in cima alle Montagne Rosse. Io per omicidio. Scherzavo, sono qui perché ho dato un morso al gelataio. Quel tipo odia i bambini. Per questo l'ho morso, dammi il 5. E adesso festeggiamo! Ratti allo zucchero filato per tutti! Oh, oh, qui Ratto Cicova. Tuffa! Non puoi andartene in giro da solo. Ehi, Patrick, vieni. Dobbiamo... Ehi, marmocchi, c'è un'evasione in piena regola. Diamoci la gambe con lui. Credo di essermi alzato troppo in fretta. Coraggio, Patrick! Dobbiamo trovare il piccolino che è scappato. Ma siamo scappati tutti. Do subito l'allarme. Non voglio più infrangere la legge. Ehi, è il piccoletto. È lui. Ehi, bambino, torna indietro. Guarda, ho un ratto di zucchero filato. Riparazione, 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 riavvio, riavvio. Ecco fatto, andiamo in pausa. Ehi, fannulloni che non siete altro, niente pausa. Rimettetemi le teste sul collo in questi istanti. Certo, lo facciamo all'istante, milord. Oh, oh.
Se incontro di nuovo quel mulaccione rosa senza cervello, la sua piccola testolina gliela stacco io! Fermo, oh ladro! Quella è proprietà privata di Glamour! Vediamo se quei dannati mammalucchi piace questo turbinoso giro di giostra. Yeah. Appena usciti dalla sugatrice. Ma allora Sapone esiste per davvero! E puzza proprio un sacco! È fortissimo, ma mi piacerebbe di più se si potesse diminuire la puzza. Ehi, ho trovato la leva della puzza! E vai, Patrick! Hai visto che bello? Adesso andrà tutto bene, piccolo. Oh. Aiuto! No. Vieni, Patrick! Insegui quel bambino! Fallo scivolo della calza a mollo. La prima volta che mi hai detto che io ero il tuo migliore amico era sullo scivolo di Glove World. Oh. Stop, migliore amico. Nella prigione di Sockworth! Non senti uno spiffero, SpongeBob? Stavo per chiederti la stessa cosa. Non senti un dolore tipo morso sulla chiappa? No. Adesso lo sento! Patrick, basta fare le mezze calzette, salviamo quel bambino! Fermo! Non hai più scampo! Vieni, leggiuncolo impertinente! No, siete voi che non avete più scampo! Il robot di Hieronymus Land! Ehi, ha trovato il piccolo! Grazie, glielo tolgo subito dai piedi! Prego, ve lo ridò volentieri! Ma prima voglio staccare a lui quella piccola testa! No! Prego, tenga, le ho risparmiato il lavoro. Io volevo staccarla del collo. Mi hai rovinato il divertimento, troglodita rosa. Patata bollente. La testa. Avrei dovuto pensarci molto prima. Ecco, bravo bambino. Io non so cosa sia un troglodita rosa, ma non mi piace affatto! Wow, 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 wow.
Ehi, questo corpo mi piace molto più del mio. C'è anche un bel taschino. È tutta la settimana che suono la campanella. Lo faccio per condizionare i miei clienti. Appena sentono questo suono, desiderano mangiare un Krabby Patty e corrono subito al Krusty Krab. Wow! Non credo di aver capito. Osserva, prima creo dipendenza mentre mangiano. Finisci, la sto mangiando. Se non la pianti immediatamente, ti mollo un pugno! Non intrometterti, tesoro, ci sono i bambini! Oh, hai ragione, cara, scusa, come ho fatto a non pensarci? Bambini, date un pugno a quel tipo! Il signore ha già sentito la campanella! Guarda cosa fa quando la suono! Io voglio un altro Krabby Patty e voglio anche una tasca per la mia saliva. Oh, posso suonare anch'io la campanella? Posso. Oh, puoi fare molto di più di questo, ragazzo. Potresti, per esempio, suonare la campana. Oh, wow. No! Così colla di pesce in gelatina sulla pancina. È l'unica cosa che riesce a calmarlo. State in guardia, campane di Bikini Bottom. SpongeBob sta per mettere a tacere ogni suono. Trillo, tintinnio, campanelle, scampanellio. Dobbiamo salutare un ragazzo davvero generoso. E salutiamo anche il mio redditizio business. Sai una cosa, Pat? Stavo studiando le tue impressionanti mosse nel corso della tua... acrimonia. Di corsa dalla mia Macedonia? Esattamente! Penso di sapere come posso recuperare tutti i soldi che mi farei perdere. $1,000,000 allo sfidante che riesce a sconfiggere Harry Wilhelm Hazard nella lotta estrema. Almeno possiamo dire che lo sfidante sia piuttosto bravo a lottare. Amico, che stai combinando? No! Aspetta, Patrick! Colla di pesci in gelatina sulla pancina! Bene, ecco fatto! Signore e signori, direi che il combattimento è finito! Cos'è successo? Sono appena diventato ricco! Ma
Bubble Buzz, siamo venuti a riscuotere il tuo debito. Oh, Squiddy, sei proprio un vero maschio. Beh, ecco io. Andiamo. Tanto ti troveremo, è inutile nascondersi. Tu lo senti questo strano odore? Questa è puzza d'insolvente. Se non saldi il tuo debito, beh, allora vendiamo tutti i tuoi mobili. Ops. Secondo te quanto vale ora che l'ho rotta? Questa sedia rotta è troppo carina. Ti do 10 dollari. Non toccate i cibeli di mia madre. Salderò il conto. Scendete di sotto e sistemiamo tutto. Il mio salvatore! Via, stammi lontano! Va bene, dove ti nascondi? Se volete che fai, dovete prima giocare alle tre sfide mortali! Le tre sfide mortali! Ragazzi, ci sono le spade! Tu guarda cosa mi tocca fare! Ok, carica! Oh no! Ce l'hai, hai perso! Ah, abbiamo decapitato! Cerca di contenerti, è soltanto un pupazzo che ha fatto coi cuscini della mamma e un sacco a pelo! E tutto questo per un conto! Oh. Guarda quante cianfrusa! Lo so, è fantastico, lo so! Forza, ora sbrighiamoci, Bubble Bass è dentro quello scatolone! Imbrogliato, che cosa facciamo? Nascondiamoci! Quella è la mia tovaglia della festa! Così imparate, brutti furfatti, che non siete altro! Non si rompono le cose degli altri! Tam tam tam! Tam tam! Scusa tesoro, ma devo scappare. Faccio tardi alla vendita di torte. Chi ama mi, ok? Sir Squiddy, avete un'aria davvero maestosa sul vostro possente destriero. Sì, sì, ora sì che vedo tutto. Le tue ultime parole, misero Squiddy? Possano i ragni di tutti i mari accanirsi sulla tua testolina ottusa e farne cotanto scempio, salvando solo i tuoi occhi perché assistano alla tua umiliazione. Oh? Non male come ultime parole. Sir Squiddy, il vostro scudo. Ma quale scudo? Non mi serve. Mio eroe. Bubble Bass, ti ha sconfitto! Paga il conto! Ebbene sì, mi hai battuto alle tre sfide mortali! Ma io sono al verde! La verità è che ho speso tutti i miei soldi in quelle scatole di cartone! Vedo l'ora di
iniziare. Che facciamo? Prima di tutto dovete raccogliere le uova perlacee delle ostriche che sono lì nel pollaio. Adesso vi insegnerò la tecnica che bisogna usare per convincerle ad aprirsi. Cucci, 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 cucci. Come luccicosa. E adesso datevi da fare. Passerò tra poco per vedere come me la siete cavata. Cucci, 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 cucci. No, con me non funziona. SpongeBob, dovresti farlo con più gentilezza. L'ultimo lavoro è raccogliere tutte le alghe del campo. Questo è facilissimo. Ma non sono quelle le alghe, il campo è laggiù. In due non ce la faremo mai. Non lo farete a mano, userete il trattore. Ma io non posso guidare un trattore. Ci penso io, ho moltissimi patentini. La patente di guida, la licenza di pesca, la licenza matrimoniale. Eccola, la patente per i trattori. Sei veramente in gamba. Il segreto è non perdere mai la calma e tenere tutto sotto controllo. Bisogna avere i nervi saldi. Oh, un'ape! Ah, un'ape venuta! Via, 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 via! Aiuto, aiuto! Tranquillo, amico. Adesso la prendo. L'ho presa. Bravissimo, non lasciarla scappare! È divertente! Una balla di spugna. Incredibile, abbiamo finito il lavoro. È arrivato il momento del ballo del pianino. Perfetto. Ehi, lo sai che ora è? È l'ora di indossare le mie prosciuttopole. Ma no, questa è l'ora giusta per... Dove sono gli ospiti? Quando arriveranno gli altri geni? Ma che cosa volete dire? Questo è il maggior numero di ospiti che abbia mai avuto! Nessun altro, la festa è finita. Come finita? Siamo venuti apposta, la festa comincia ora. Come avete saputo che c'era una festa? Ci abbiamo ricevuto il vostro invito. Il nostro invito? Ma di che parli? Sera ci sarà una festa campagnola e il ballo del fienile. Gli alieni sono i benvenuti. Le tracce lasciate dal trattore li hanno invitati. Ho anche il patentino per fare i cerchi nel grano. Ciao, come va? Potresti aumentare la temperatura della piastra di mezzo grado? Come vuoi. Il movimento del polso per girare i Krabby Patty è in senso orario, perché il cliente si accorge sempre della differenza. E va bene se proprio insisti, capo!
Buono! No, padre, che avevamo già parlato di questo. Si fa così: pane, patti, formaggio, sottaceti, lattuga, pomodoro, pane. E non pane, patti, formaggio, lattuga, sottaceti, pomodoro, pane. Ora basta! Ho preso il tuo posto perché era divertente, ma adesso ti dico che il tuo lavoro è una noia! Ecco, mi licenzio! Non farlo, tu sei il mio miglior dipendente amico! Wow, ma che bella fetta del sottoscritto! Sai grigliare? Bene, sei assunto! Dove credi di andare? Non è l'ora della pausa. Oh, come? Mi prendo una pausa permanente da te! Mi licenzio! No! Allora, è l'ora di no, che guaio, mi serve più personale. Oh, un momento, forse ho la soluzione. No! Non così non fa, non è questa. Prego, volete ordinare? Oh. Ora è tutto sotto controllo. Le do la mia parola, Mr. Crab. Oh. Si è rovesciato il mio bicchiere. Oh. Ops, sono scivolato. No. Ehi, come va? Il televisore non funziona più. No. Oh, no. Fa troppo caldo qui dentro. Fa troppo freddo qui dentro. Che faccio? Finitela immediatamente, adesso basta! A me sono venuto a liberare la mia scrivania. Oh no, le mie fette! Finalmente! Basta, così rovinate il piacere di pranzare al Krusty Krab! Scusi se ero delusa. Io volevo soltanto comportarmi da bravo capo, proprio come lei. Oh, andiamo, non hai motivo di prendertela in quel modo, ragazzo. Perché nessuno può essere come me, e specialmente tu. Tra l'altro, sai che mi hai evitato di stare 6 mesi ingessato? La rabbia che ho provato mentre distruggevi il mio ristorante ha dato al mio corpo una spintarella per una rapida guarigione. Oh, quindi in un certo senso ho fatto bene, così? Oh, niente affatto, ragazzo. No. Anzi, tutto il contrario. Sei il peggior capo che si sia mai visto. Avrai una trattenuta sulla paga per un decennio per rimborsare i danni che mi hai causato. Oh, grazie mille, Mr. Crab. Lei è il miglior capo del mondo. Una lumaca fantasma! Carina, non sei un fantasma, sei solo una piccola lumaca sperduta. Ti piace se ti chiamo lui? Ciao, lui del faro. Ora tu fa il bravo mentre lo zio SpongeBob pulisce. Oh, yeah!
Lui, forse è meglio saresti fuori a giocare, piccolo. Lo dico per il tuo bene. Ah, ma tu non eri fuori. Così non rischierò di farti male. Mi spiace, ma ti ho detto che devi stare fuori. Lui! Ciao, Lui! Ecco dove ti eri nascosto. Non fare così. Su, da bravo, Lui. No! Si sono davvero enormi. Secondo te quanto riescono a sollevare? Quelli non sono due tizi, sono due mostri giganteschi. Entriamo nel panico, gente! Guardate, quei mostri muscolosi sono scomparsi! Siamo salvi, gente! No! Siamo spacciati! Le mie chiappe! Può raccontarci che cosa ha causato tutta questa distruzione? È stato il nostro faro! Ha spiaccicato ogni cosa che incontrava sulla sua strada! È stato il nostro faro! Perdindirindina, ma lei o la gamba? Siete stati feriti da questo folle faro? No! Scellerato finirà per demolire il mio crusty crab! Fate attenzione, miei affezionati clienti! Vuole che ci mettiamo in salvo? No! Portate i vostri corpi davanti al ristorante e proteggete il mio locale! Oh no! Il mio crusty crab, no! Stai lontano dal mio ristorante, brutto faro! Rotolante! Fermare il faro a qualunque costo! E non tornare mai più! Volevi impedirmi di fare le pulizie, volevi solo proteggere i tuoi piccolini. Allora tu sei Luis, non lui. Oh, ma come sei riuscito a compiere un lavoro così straordinario, SpongeBob? Ti meriti proprio una bella stellina d'oro. Che bello, una stellina d'oro! Anch'io un pensierino per lei, signora Puff. Questi tesori erano nascosti nel suo faro. Ti hanno mai detto che sei terribilmente adorabile? La ringrazio, signora Puff. Anche lei è molto carina. Tutti i giorni, sempre la stessa storia. Vorrei un caffè molto, molto piccolo. Ecco, sono 25 centesimi. Che cosa stai blaterando, razza di babbeo? Tutte le volte ti dimentichi che mi spetta lo sconto per anziani. E
così occupa un tavolo tutti i giorni. Disturba gli altri clienti. E non ordina nient'altro. E poi fa quella disgustosa zuppa con le salsine. Chi ascolta la radio? È tutto questo gratis! E ogni volta che qualcuno gli dice qualcosa, la risposta è sempre la stessa. Le chiedo scusa, potrebbe abbassare un pochino il volume della radio? Un po' di rispetto per le persone che sono più vecchie di me! Sì, signore, mi scusi, signora! Mi fa ribollire il sangue dalla rabbia! Scotta! Wow! Ne ho abbastanza, non posso più sopportarlo! Oh, sta a sentire, vecchio Jenkins. C'è qualcuno che avrei tanto piacere di farti conoscere. E chi sarebbe questa persona? Te lo presento, questo è mio padre. E lui è molto più anziano di te. E quindi tu devi rispettare tutto quello che ti dice. Ehi tu, giovane Jenkins, è arrivato il momento che spieghi le vere e lasci questa porta. Mi spiace, ma credo che non lo farò. Vi presento il mio papà. Lui è il vecchissimo Jenkins. È molto anziano, come puoi vedere anche tu. Lui è molto più vecchio di tuo padre, Crab. E ti dico che noi vogliamo rimanere qui. Voi due giovanotti dovete rispettare noi anziani. Fammi a sentire, voi Jenkins dovete rispettare le persone più anziane. Vi posso presentare mio nonno? Se pensi che mi arrenda ti sbagli, Crab. Ho il piacere di presentarvi il nonnino Jenkins. Ai miei tempi i Krabby Patty costavano 10 cent. Ah, davvero? Pensa che ai miei tempi costavano 5 cents. Ok, non parlate di Krabby Patty a buon mercato. E adesso lasciamo perdere i ricordi e valutiamo chi è il più vecchio. Dico bene, vecchio bisnonno Crab? Questo è il momento di svegliarsi, bisnonno! Devi difendere l'onore della famiglia! Datti da fare! Ehi, tu, gli anziani vanno rispettati! Ehi, tu, gli anziani vanno rispettati! Oh, grande spirito del trisnonno Crab! Io ti evoco, ritorna tra noi! La tua famiglia ha bisogno di te! Tu sei più vecchio di loro, quindi buttali fuori! Con il potere di questa tavola evoco lo spirito del mio trisnonno Jenkins! Oh. Dai una bella lezione, vecchio trisnonno! Io ventu vos, signorami veterus vos respectati! Voi dovete rispettare i nostri anziani! I miei anziani insegneranno ai tuoi vecchietti un po' di rispetto! All'attacco, Krabs! Attaccateli, Jenkins! Voi ragazzi ci state infastidendo! È vero, ci capita raramente di poter visitare il regno dei viventi! Già, noi vogliamo soltanto divertirci! Voi due queste feste dovete rispettare i più vecchi di voi, quindi toglietevi da qui! Durerà per un pezzo. Adoro gli straordinari non retribuiti. Io adoro il dolce abbraccio del terrore. Voi due entrate prima che diventi il mio biscottino. SpongeBob, voglio che tu prepari una cena raffinata per me e la signora Puff. Lassi che mi dia una sistemata, Mr. Krabs. Voilà! Un completo raffinato per una cena raffinata. SpongeBob non sa cucinare altro che robaccia unta e bisunta. Non è un gourmet ricercato come vuoi. Non è vero, io so cucinare piatti squisiti. Una volta ho preparato un Krabby Patty con tre fette di pollo. Forse non dovrei fidarmi, Squiddy. Viste le tue grandi competenze, tu farai da supervisore. Come desidera. Perla, tu salirai a tavola. Ma papà, contavo
di passare la serata a fissare il cellulare! Cosa? Aspetta! Non è abbastanza raffinato per te! Che splendida presentazione! Aspetta! Non è abbastanza raffinato per te! Anche questo è abbastanza raffinato per il mio tesorino! Non deve essere tutto perfetto! Avanti, dammi qualcosa da mangiare! Sei d'accordo? Controllo a che punto è la portata principale, olè! Mi conviene preparare qualcosa di molto appetibile, altrimenti mi licenzio non una, ma due volte! Quindi lei ci licenzia dopo che ci ha licenziato? Praticamente ci assume. Sì! Ah, allora mi licenzio tre volte! No! Preparate qualcosa di commestibile, vi prego! Questo sembra che abbia un buon profumo. Corra! Non hai più scampo! Lascia che mi accerti prima della qualità, tesoro. Giù le pelle del mio cibo, capito? Muoio di fame. Quello non è cibo, è SpongeBob. Devo fermarla. Dove pensi di andare con la mia cena? Quindi è tuo, prendilo al volo. Me lo voglio. Che schifo. Oh, davvero delizioso. Scusa, zuccherino, non so proprio come dirtelo, ma... Hai mangiato SpongeBob! Ehi, una candela! Oh, santo cielo, che tragedia! Prima o poi dovrai espellerlo, tesoruccio mio. Oh, allora sarà meglio andare all'ospedale. Un'operazione più tardi. Ecco voi, la cena è servita. Tre fette di pane. Davvero perfetto. Però sono ancora affamata. In qualità di giovane stagista dei Chum Bucket Labs, sei responsabile di compiti estremamente importanti. Oh, wow! Per esempio? Come scaletta sei eccezionale, giovane stagista. Sì! Il mio robot malefico è stato ultimato! Adesso niente potrà fermarmi! Ma quella porticina direi che ci è riuscita. Non ho chiesto la tua opinione, giovane stagista. Aspetta un momento. Ho dimenticato di consegnarti la tua strumentazione personale. Oh, e a che cosa serve? Passala bene sui pavimenti e lo scoprirai. Buongiorno, capo.
Ma sei impazzita! Questa macchina è estremamente delicata! Posso aiutarla a fare quelle belle cose scientifiche, signor Plankton? La supplico! Sei in grado di materializzare un Krabby Patty per me, giovane stagista? No! Ne ero sicuro! Però posso fornirle la ricetta! Che cosa? Tu potresti consegnarmi la formula segreta di quel vecchiaccio di crepe! Beh, dopo tutto è mio padre! Che cosa hai detto? Tu sei quella balena figlia di Eugene Crepe? Certo, è una cosa che sanno tutti! Saresti libera questa sera per un incontro segreto di spionaggio aziendale, mia cara stagista esperta? Oh, sì! SpongeBob è un sonnambulo ancora più addormentato di quando è sveglio. Guarda, puoi fargli quello che vuoi, non reagisce. Così rischio di svegliarlo. Passo. Quasi pronto. Maionese. L'ordine è servito. Perché non ci ho pensato io? Ma dove mi trovo? Plankton! Plankton! Soldi, volevo dire pronto! Mr. Crab, Mr. Crab! Basta, non ti canto più la ninna nanna, SpongeBob! No! Sono Crabby Crab! Plankton è un brutto tefo gigantesco, vogliono rubare la formula segreta! La formula segreta? Arrivo immediatamente, ragazzo! Qual è il piano per aprire la cassaforte? Usiamo il trapano, gli esplosivi, il grande collisore di aliccioni? No, preferisco usare la combinazione. Perché non ci ho pensato io? Quasi sento il gusto del mio succulento Krabby Patty. La formula segreta è mia, miam, miam. Prima dovrei passare sul mio carapace, Plankton. Crepe! E subito dopo dovrei passare anche sulla mia spugna, Plankton. Io il tuo brutto ceffo gigantesco di consegnarmi la formula, Plankton. Papino, sono un servitore, non un brutto ceffo. Restane fuori, Perla. Perla, che cosa ci fai con il mio acerrimo nemico? Perché Plankton è il mio principale papino. Stavo solo inseguendo il tuo consiglio, lo ricordi? Un bravo dipendente, eseguì gli ordini partiti dal capo. Sì, ma non sei il tuo capo, eh? Oh, io la mia stupida bocca. Tesoro, non devi lavorare per questo perdente. Su, dai al tuo papà la formula e dopo potrai venire a lavorare per me. Ormai è troppo tardi, Crepe, perché tua figlia lavora per il sottoscritto adesso. Io ti restituirò la formula, papà, ma una sola condizione. Triplicami la paghetta e non dovrò più lavorare per nessuno d'ora in poi. Triplicare? Va bene, hai vinto. Desolata, signor Plankton, ma io mi licenzio. Per il grande Nettuno ha intenzione di mangiarmi. Sono il tuo re, sono il tuo re, sono il tuo re, il tuo re, il tuo, il tuo, il tuo, il tuo. Tada! Farai il cavalluccio per il re. Beh, vediamo quanto può andare veloce questa vecchietta. Oggi le scimmie, domani il mondo. Sono il tuo re, sono il tuo re, sono il tuo re. Ehi, ma dove sono finito? Che cosa sta succedendo? E va bene! È molto divertente! Vi prendete gioco del vostro re, eh? Mi sembra ovvio!
Penso che adesso possiate liberarmi. Forza, slegatemi! Vi ordino di obbedire al vostro sovrano! Su, muovetevi! Datevi da fare, piccoli buffoni! Fatemi scendere subito! Ehi, ragazzi! Popolo del mio regno! Miei adorati sudditi! Fedeli amici! Oh, salve! Vi ricordate di me? Avete preso la mia corona per diventare re! Volevo ringraziarvi ancora! Vi auguro un buon sacrificio! Sacrificio? Lingua! 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 Lingua? È una richiesta un po' strana, ma visto che sono il re sarò magnanimo! Ehi, per la barba di Nettuno, che cosa succede? Ehi! Un mostro! È il momento di tornare grandi! Non ci arrivo! Ti restituisco la corona, non voglio più essere re! No, 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 non si accettano resi! Addio! No! Perché avete fatto? Che significa? Ehi, mi hai fatto male! Il mio snack mi ha morsicato la lingua! Arrivo! Cosa? No, non tagliare anche questa! Lieto di rivedervi, maestà! Ehi, razza di babbeo, afferra l'estremità della cintura, avvolgila attorno a tutti quelli che cadono e poi ripassamela! Così li potrò salvare! Muoviti! Con tutti questi citrulli il mio sarà un morbido atterraggio! Eri tu che cercavi sempre di mangiare le mie scimmie di mare! Che cosa? Assurdo! Cioè, io non riesco a credere che tu abbia il coraggio di accusarmi di una cosa così tanto deliziosa! Li sento, sono lì dentro! Ehi, maestà, che cosa succede se giro la manopola verso il segno più? No, non farlo! Beh, ho cambiato idea. Non erano deliziosi come mi era sembrato. Che bello! Ehi, ragazzi, presto, uscite! C'è più spazio qui! Guarda in che condizioni sono le mie antenne! Salve scimmie, sono SpongeBob, il vostro padrone! No, amico, basta con i padroni, con i re e anche con gli acquari! Quello sembra un ottimo posto per viverci! È ora di buttare la spazzatura! Sei stato molto bravo, Plankton. Hai guidato le scimmie di mare come se re fossi tu. Lascia perdere, SpongeBob. Oggi non è giornata, ma vedrai, verrà un giorno. Oh, questa ciocco alga calda è buonissima. Sì, i miei sensori rilevano un sapore gradevole. D'accordo, Pulzelle, è arrivato il momento dell'iniziazione della nuova adepta! Ora fai parte del gruppo Pulzelle! È tutto qua! Soltanto una collana! Niente schiaffi o sfilate con il pigiama addosso! Nessun racconto horror di leggende metropolitane! Ma come ti viene in mente? Perché dovremmo farti questo? Non avevamo un nuovo membro dall'incidente con Flipper Tizzipi! Chi è Flipper Tizzipet? Flipper Tizzibet era la quarta pulzella del nostro gruppo. Litigammo con lei diversi anni fa, proprio qui, in questo stesso bungalow, in una notte buia e tempestosa. Ma non
ricordiamo per quale motivo abbiamo litigato. Sono volate parole pesanti. Si era imbananata tutta e giurò che avrebbe eliminato una dopo l'altra le pulzelle del gruppo. Dopodiché scappò via nel folto di questo bosco. Alcuni dicono che vaghi ancora qui in attesa di portare a conclusione la sua vendetta. Quel ciondolo è suo? Flipperty Zibet! Perché mi avete dato il suo ciondolo? Perché mi avete portata qui? Brave pulzelle, ci sono cascata. Sapevo che mi avreste fatto uno scherzo. No, non te l'aspettavi. Eri terrorizzata. Non credo proprio. Che cos'era quel rumore? Avanti, potete smetterla di spaventarmi. Ormai l'ho capito che Flipperty Zibbert è uno scherzo. Flipperty Zibbert non è un'invenzione. Era un membro del nostro gruppo e abbiamo davvero litigato con lei. Com'è vero che è scappata nel volto di questo bosco? Finiamola, abbiamo tutte recitato una parte. Svelte, andiamo a nasconderci subito. Calma, è tutto a posto, questo è SpongeBob. Gli ho chiesto di fare dei rumori perché volevo spaventarvi. Coraggio, SpongeBob, vieni fuori adesso. Lo scherzo non ha più importanza. Questo è un altro albero. E ancora uno. Wow, seguire gli alberi funziona davvero. Albero, 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 albero. E quindi SpongeBob voleva giocarci un brutto tiro, eh? Adesso ci burliamo noi di lui. Riempiamo il bungalow di trabocchetti, fantasmi volanti, mille cadaveri che ballano nel soggiorno con degli zombie assatanati! Cosa sto dicendo? Magari alleggeriamo un po' le cose. Sì, nascondiamoci là dietro e spaventiamolo quando arriva. Tu non ti nascondi? Fatemi spazio, non me ne starò di certo qui da sola al buio. Shh, sta arrivando. Ancora un momento. Adesso! Sembra che abbia vissuto nel bosco per secoli. E un piano. Scappiamo dalla porta sul retro e saltiamo nella barca. Al mio tre. Uno, due, tre. Adoro le pigne sullo steak. Molto gentile. Wow! Ne prendo una anche per le pulzelle del gruppo. Quella è soltanto una venditrice porta a porta dei boschi. Non è mica Flipperty Zibet. Qualcuno ha fatto il mio nome? Ciao, pulzelle. Corriamo via questo guscio di granchio. Centro perfetto. Ecco, adesso spingiamo un po'. Bene, fatto. No, forse manca ancora qualcosa. Ma certo, me ne occupo io. Ci vuole una scossa per rianimarlo. La scintilla della vita. Lui è vivo! Lui è vivo! È vivo! Hai notato che adesso Mr. Krabs ha un'aria un po' tonda? Con quello che ha passato vorrei vedere te. Dobbiamo dargli dei ricordi se vogliamo che tornisse. Non si preoccupi, Mr. Krabs, la rimetteremo in carreggiata prima del suo appuntamento galante di stasera.
Oh, ecco, ho finito. Ehi, oh, il mio guscio, dove è andato a finire? Sono sempre attento a dove metto il carapace. Oh no, è già tardi. Passo a casa a prendere il guscio di riserva. Lo sai, noto che in te stasera c'è qualcosa di diverso dal solito, Eugene. Voglio dire, mi hai ascoltato senza mai interrompere. E poi, il dopobarba nuovo che ti sei messo è... Oh no, qual è il suo nome? Andiamo, Eugene, non può chiamarsi Ulau. Vuoi prenderti gioco di me, vero? Che birbante, no? La loro seratina va a gonfie vele. Ma insomma, che maniere sono, giovanotto? Non preoccuparti, sono arrivato, mia bella principessa! Cosa? Chi è quella specie di clown da circo che è insieme alla mia donna? Ehi, per tutti i tridenti di Nettuno! E spiegami cosa diavolo stai facendo con la mia donna! Chi è quello? Non ne ho idea, ma dobbiamo fermarlo prima che abbia il tempo di rovinare tutto! Scusi, Mr. Crab! Scusi, signora Puff, godetevi la cena! Che ti salta in mente, ragazzo? Non mi riconosci? Sono io, Mr. Crab, il tuo datore di lavoro innamorato! Datore di lavoro innamorato? Impostore patentato, vorrà dire! Lui è il vero Mr. Crab, razza di zucche vuote. Oh, a proposito, la tintoria per sbaglio le ha dato il vestito di un dodicenne. Chiedo scusa, signore. Pensavamo si fosse sciolto, così l'abbiamo riportato in vita con la pastura. Chiunque lo avrebbe fatto. Ma che razza di storia è mai questa? Sciolto? Pastura? Posso sapere di cosa stai parlando? Vieni giù, Lechele, lascia andare la mia ragazza, hai capito? Non permetterai che questo sconosciuto ti tratti in questo modo, Eugene. Vai e combatti per il nostro amore. Per favore, fermatevi, si tratta di un malinteso. Ho perso il combattimento e anche la mia fidanzata! Ehi! Ho vinto io! Beh, più o meno. Perdonami! Non sono riuscita a vedere oltre il tuo magnifico aspetto esteriore. Non devi scusarti, baby, ora è tutto a posto. Beh, questa roba è schifosa. Spero solo di liberarmi dalla puzza che ho addosso. A me non dispiace. È stato un terribile equivoco. È vero che non sei Mr. Crab, ma vuoi essere nostro amico? Amico.